Tesoro, sapessi quanto è grande e vuoto questo posto senza te. Sembrava che tutto filasse liscio, invece ora c'è qualche complicazione. E questo che vuol dire? Qualche altra località, Philadelphia, forse Cleveland. Ma quando cominceremo a vivere come una famiglia normale? Quando è che sistemiamo questa casa? Come? Insomma, per una volta, vorrei poter uscire dalla mia camera senza dover correre dei rischi. Ah, amore, ti dico che ho ancora da fare, mi dispiace. Cosa vuoi che mi importi? Io ho bisogno di te. Avanti, ragazzi, sveglia! Ehi! Sta alla larga dalla mia stanza! Sei il solito idiota! Un'altra volta, Casey!
Non ti sembra ora di finirla? Avanti, toglili di mezzo prima che mamma li veda, altrimenti... Tu piantala di venire in camera mia o ti spacco la faccia. Scusa. Dormi a culo scoperto. E mamma che ne dice? Che cos'è? Non è niente, lascia perdere. Ehi, ma! Che si è pisciato a letto? Vestiti, sbrigati. Porca miseria. Orario degli spettacoli. 7 pomeridiane. Fesso chi non ci va. Non mi importa cosa fate stasera, purché lo facciate tutti e 3 assieme. A casi il circo non è piaciuto l'altro anno, ti ricordi? Ha avuto tanta paura. Sì, ma era l'altro anno, vero Casey? Di chi è il bus? Mio. Prendi la colazione. Hai l'allenamento oggi? No, venerdì. Torna subito a casa. Randy! Che ci fa ancora quel fantoccio lì fuori? Ma è per Halloween. Quanto rompi. Halloween era 2 settimane fa. Toglilo. Sai che c'è, ma... che non sei per niente spiritoso. Toglilo subito, adesso. Adesso. Ma... adesso! Perché non mi porti con te? Tesoro, la zia ha 75 anni, ti annoieresti a morte. E poi non ci sopporta, vero? Come? Dice che i ragazzi sono buoni per il tritatutto. Casey, vuoi dirmi per favore perché non vuoi andare stasera? Allora. Ci sediamo con Marcy, capito? Non sapevo che ti piacesse ancora. Viene con Melissa, nanetto. Ci sediamo da parte noi due. Così poi andate a frignare che vi ho lasciati da soli. No, grazie. Ci sediamo tutti assieme e ci teniamo per mano. Ehi, Casey, avrai bisogno di qualcuno che ti tenga per mano. Non ho paura di quello stupido circo, piantala. No, magari non di tutto. Piantala. Magari non dei leoni, Casey. O degli elefanti. Basta. O della donna cannone. O dell'uomo forte. Basta. Dimmi, Casey, che cosa mi dici di quei bellissimi clown? Credi che mi sia scordato come te la sei data a gambe quella volta? Vuoi farla finita? Oh, ragazzi, quante risate. Ma ero troppo piccolo. E ora smettila. Ma perché ci vieni, Casey? Lo sai che hai paura. E tu sai che non può stare a casa da solo. Peccato, trovarsi faccia a faccia con quei cattivi clown grandi. Non ho paura, piantala. Però siediti vicino a Jeffrey se mai te la facessi sotto, Deve essere successo qualcosa. Ci stanno dei matti in quella casa. E sono anche pericolosi. Forse hanno tentato di scappare. Magari per andare al circo. Sono matto! Io sono matto! Siamo matti! Benvenuti al circo dei fratelli
visitate lo zoo! La donna barbuta era finta. Sì, come no? Ti ha detto che era finta. Perché le hai tirato la barba? Lo sapete chi sono? Sono il clown del circo dei fratelli Jolly. E non voglio che manchiate al divertente spettacolo di questa sera. Inizio alle 7, un grandioso buffo spettacolo per tutta la famiglia. Leoni! Orsi! Tigri! Che roba! Accomodatevi alla cassa! Non sono per niente contento ad avervi tra i piedi. Cosa credi? Che a noi faccia piacere stare con te? Penso che faresti meglio a stare zitto. Guarda. Che cosa? È quello che cercavo. Ma lo sai che cos'è? La chiromante. Ma che fai? Sputi. Sono un sacco di balle. Balle, come tutto quello che c'è qui. Lui ha i suoi soldi. Vuoi conoscere il futuro? Da qui un dollaro, te lo dico io. Sei brutto e pisci a letto. Randy, piantala. Eh? Ti scordi una cosa, Jeffrey? Che io posso spaccarti la faccia. Andiamo già. Coraggio, Casey. Non c'è nessuno qui dentro. Va avanti. Perdiamo tempo. Sarà andata a farsi un caffè. Non è quello che cercavi. Il mio fratellino, Casey, vorrebbe sapere il futuro. Casey. Su, Casey, dammi la mano. Com'è morbida. È una qualità, ma è pericoloso. Capisci quel che ti dico? Bene, Casey. Prima la linea della saggezza. È lunga, è ricurva. E questo è bene. Hai un grande potere di fare la felicità tua e degli altri. E questa, Casey, è la linea dell'amore, ancora breve. Vorrei vedere. Ma molto profonda. E ora, la cosa più importante, la linea della vita. Vedi, parte da qui e qui gira. Spezzata. Spezzata, Casey. Vedi? E dove ti hanno messo i punti? È una cicatrice. Si è fatto male alla destra. No, alla sinistra. Se è una cicatrice, non è niente di male. E se no? Qualcosa. C'è qualcosa che taglia la linea della vita. Ah, sono tutte balle. Andiamo via. No, andiamo, Casey. Devi fare molta attenzione. Andiamo, ti dico. Casey, attento. Guardati dal buio profondo. Per quanto la carne sia giovane e forte il cuore, la luce preziosa non può durare a lungo. Quando la nera morte ha lasciato il suo marchio. Andiamo fuori di qui. Lo sa, signora, l'ha davvero spaventato. E lasci stare la mia mano. Thank you.
Avanti, Casey, non devi preoccuparti. Sei contento? E chi si immaginava che quella... Ve l'avevo detto che erano balle, balle, Casey, un sacco di balle, e giù quella mano. Se mamma viene a sapere che siete andati da quella strega... Tanto non è vero quello che ha detto. Sempre così, è lui il fratello preferito, no? È sempre la stessa storia, e poi è colpa mia. Però tu lo porti lì dentro e lo spaventi più di quel fottutissimo clown. Ma se sei tu quello che gli racconti... Sono sempre... stufo di queste bambinate, non sono la vostra babysitter, hai capito? Hai capito? Eh? Avete capito? D'accordo, andate a sedervi. E guardatevi lo spettacolo. Io mi siedo con Melissa. E non voglio neanche sentire un fiato da voi. Bene. D'accordo? Su, seguitemi. Fanno i meravigliosi Gapino? Ciso, da solo non puoi. Ti ci vuole un compagno. Ciso, hai voglia di scherzare? Sarebbero questi gli altri trapezisti? Pippo e Dippo? Ucciso, ti stiamo aspettando! Avanti, via! No! No cosa? Oh, signore e signori, ragazze e ragazzi, qui ci vuole un volontario! Devono essere matti! Un volontario! Ai, 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 ai! Signore e signori, pare che il clown Ciso abbia trovato il suo disgraziatissimo compagno. Sarà un ragazzo o una ragazza? Thank you.
così. E dove va, Jeff? Che fa? È solo un uomo, Casey. Lo so. Con la faccia dipinta. Ti faccio ridere. No. Sai di cosa avevo paura io? E mi capita ancora. Dell'uomo lupo. Non lo so perché. Sapevo che era finto. Eppure... È che non mi piacciono i clown. Le loro facce sono false, quegli strani occhi. Poi i sorrisi dipinti. Mi fanno paura. Non sai mai chi siano in realtà. Non dovevi scappartene via così. Ti ha visto tutta la città. E ora tutti ti romperanno le scatole. Vieni con me. Ok? Ti va di rientrare? D'accordo, come vuoi. Lasciamo che Randy si sbaciocchi con Melissa. Noi due invece andiamo a giocare. Magari vinciamo qualcosa per mamma. Tu lanci bene baseball, no? Abbastanza. E allora? Hai visto mai che vinci un bel premio? Vai, andi bene la mia giù. Bravo, bravo. Occhio a questo ragazzo, li ha buttati giù tutti. Va a finire che mi sbanca. Su, un altro, dai che ce la fa. Tira forte. Ancora. Te lo meriti. Qual è il tuo segreto, ragazzo? Non pensarci troppo. Salve, posso fare qualcosa per voi? Chiedigli cosa vuoi. Voglio un coniglietto azzurro. Un coniglietto azzurro, te lo faccio subito. Dove cavolo eravate? È finito da 20 minuti. Indovina cosa ha vinto Casey, scommetto che non ci riesci. E cosa cavolo è? Com'è che sei così storto? Voglio andare via. Dov'è Melissa? Zitto, non hai il diritto di parlare, bamboccio. Dopo la figura che mi hai fatto fare ti prenderanno tutti per un pollo. Finisce che papà e mamma ti rimettono il pannolino. Cos'è? Ricominci? Ti sei mai spaventato tu? Sì, e se parli ancora ti spacco la faccia. Va bene, basta, andiamo. Muovete le chiappe. Coco strilla come se avesse acchiappato il vecchio un'altra volta. Quel piccolo bastardo mi ha rotto la fiaschetta. Già, hai sparso whisky per tutta la pista. Bello spavento si è preso. Chissà come mai. Quel ragazzo ha avuto davvero paura quando l'hai preso. Questo è il vecchio Murray. È stanco, stanco di mangiare noccioline. Sì, sì. Vorrei sapere che diavolo sta succedendo là fuori. Che accidenti è? Ma
Saranno i ragazzi. A loro piace sorprendere i clown con le bracche calate. E io conosco un modo poco simpatico per farli andare via. Beh! Ti piacerebbe, vero Charlie? Accidenti. State lontani dalla tenda, per favore! Lo spettacolo è finito! Giorgi. Giorgi. Cerco di capire se sono baffi o brufoli. Ti piace l'idea di mostrare dei peli, eh? Casey, fa vedere se hai dei peli dove bisogna averli. Cosa? Visto che stasera andiamo così d'accordo e mamma tornerà a casa tardi, potremmo spassarcela a modo nostro. Ricordi? Ricordi, Casey? Storie di fantasmi. Già. Va anche a te, Jeffrey. Mezzanotte, più o meno. Mezzanotte. L'ora giusta per qualcosa di terribile, di diabolico, qualcosa di reale. Oppure no? Era troppo terrorizzato per dirlo. Sentiva corrergli quel brivido freddo alla base del collo, che gli diceva
che egli diceva. Loro sono qui fuori. Che cosa vogliono? Perché sono qui? Per spaventarlo? Per ucciderlo? Solo e senza aiuto. Sì, lui aveva l'ascia. Ma che cosa volevano da lui? Solo altro sangue. Sapeva che volevano trovarlo a tutti i costi. I loro volti erano dipinti come in un incubo. Come qualcosa di irreale. Volevano trovarlo. Era quasi come se già fossero dentro di lui. Come se sapessero dove era nascosto. Arrivano. Stanno arrivando, Jeffrey. Stanno arrivando, Casey. Stanno arrivando! I clown! I clown! Stanno arrivando i clown! In questa notte di tempesta! I clown stanno arrivando! Stanno volendo prenderci! Sì! Vengono a prenderci tutti! C'è Casey? Credi che stiano venendo? Ho sentito quel brivido freddo alla base del collo. Forse perché ti stanno dietro. Sta zitto! Hai pure guardato. Mamma non vuole che cuciniamo. Già. Dobbiamo accontentarci di una schifosa padellata di popcorn. Sì, ottima idea. Quanto hai messo le uova nel microonde? Perché? Che ti importa? Come facciamo a sentire la mano? Basta che vai giù. Ah, no, vacci tu. Con te non se la prende mai. Ragazzi. Le storie di paura ti fanno effetto. Casey, che c'era? Hai visto qualcosa di reale? O no, Casey? O hai paura di dirlo, eh? Casey. Casey. Beh, facciamoci il popcorn e se combiniamo casino ci dividiamo anche gli strilli. D'accordo. Ok, Casey. Ehi, clown. Popcorn. Non avere paura del buio,
Non bene. Casey! Jeffrey! Finito. Ce ne sarà altro? Non c'è. Chi ha fatto per ultimo il popcorn, Casey? Chi è stato l'ultimo? Doveva comprarlo mamma. Poi non l'ha comprato. E chi ci pensa adesso? Petri è ancora aperto. Sono quasi le 11, non dovremmo... Basta arrivare a Jones Road. E chi ci va a quest'ora nel mezzo della notte, tu? Tu, Jeffrey. Tu ci vai. Neanche morto. Allora, Casey... Vacci tu. Scordatelo. Scherza. Vacci tu. Io. Già. Ok. Voi due state qui a farvi compagnia finché non torno, eh? No. Paura d'andar solo? No. Davvero? Davvero, cacasotto. Ma sai che ci vuole ad infilarsi un giubbotto e affrontare le tenebre? Ma chi te lo fa fare? Magari il gusto di portarti con me. Metti che incontriamo i clown per strada. Non scherzare, Randy. Andiamo, Jeffrey. Vengo io con te, Randy. Cosa? Perché? E che ci vuole? Ha più palle di te, Jeff. Su, andiamo. Torniamo subito. Perché vai con lui, Casey? Torniamo presto. Di corsa. Dobbiamo arrivare da Petri in 7 minuti. Andiamo. Il buio fa più paura se ci corri in mezzo. Vuoi muoverti, Casey? Cosa credi che ci possa fermare? Solo perché è buio non vuol dire che sia così tremendo. Forse per te, ma io ho paura. Che bambinate, Casey. Muoviti. Ok? Andiamo, dai. Randy, non farmi correre, ti prego. Ehi! Scommetto una scatola di gelatine che non mi batti. D'accordo? No! Randy! Guarda che non corro! Randy! Aspetta! Randy! Aspetta! Oh, Randy, sempre di corsa. Randy! Randy, aiuto! È Casey? Io l'ammazzo. Lasciami, stronzetto! Cosa cavolo ti... Qualcuno mi insegue, mi dà la caccia! Che fesso! È vero, c'era! Hai fatto irruzione come un treno merci. Oh... Guarda che disastro! Finisce che ti ammazzo, stronzetto! Me ne occupo io, Jasper. Tu va a tirar fuori quelle cassette per la signora Grossman. Guarda che ti faccio a pezzi! È la prima cosa che farai domattina. E poi me ne vado a casa, Ellie? Sì, va bene, dopo puoi andare.
Buonanotte, ragazzi. Casey, vecchio mio, piano, mi raccomando. Vieni, ti do una pulita. Chi diavolo c'è lì dentro? C'è qualcuno qui? Ma chi diavolo sei? Appassionati di circo. Gran parte dei ricoverati aveva assistito allo spettacolo del circo dei fratelli Jolly. La polizia sta setacciando 3 contee. Casey ha una fifa boia e un bamboccio in paranoia.
E dei clown per ogni dove. Aspettami, Randy, aspetta! Randy, per piacere! Uno, due, tre, aspetta! Quattro. Sveglia, soldato, il tuo protone mi sembra in difficoltà. Non sei divertente. Ti dico che non sei... Non sei divertente. Lo so che prima o poi salti fuori a farmi spavento. Non c'è niente da fare, è una fissa. Sì, sei il fratello più matto del mondo. Andiamo a casa, Randy. Tienimi per mano, ti prego. Randy, ti prego. Randy. Tienimi per mano, ti prego. Non mi lasciare. Cammina, su. Promesso. Cammina, Casey, non ti lascio. Strano. Davvero strano. Quella pipa di Jeffrey ha rimesso su il manichino per farci paura. Randy. Che ne pensi del tuo fratellino, eh? Randy, Jeffrey non lo avrebbe fatto. Ah, no? Randy, sono i vestiti di Jeffrey. Se Jeffrey avesse voluto metterci paura, avrebbe usato della roba nostra, non credi? Cosa vuoi dire? Che questo è Jeffrey? Credi che sia morto, Casey? Che i clown lo abbiano appeso alla corda? Ma sì, sì, è andata così. Ci scommetto che è così. E questo è Jeffrey, un freddo e rigido cadavere, pronto ad agguantarmi dall'oltretomba. Ah! No! Figlio di puttana, ma cosa cavolo credi di fare, pezzo di merda? Ti sei spaventato, Randy, per davvero stavolta? Sì. Sì? E che effetto fa? Che ti faccio secco, che ti ammazzo, stronzo fottuto! Volevo che anche tu ti spaventassi un po'. Com'è Casey? Se ci provi un'altra volta ti spezzo le ossa. Non volevo spaventare te, Casey. Si è spaventato davvero. Starà andando di sopra a cambiarsi le mutande. Forse non dovevi farlo. Si merita molto di più. Però così lo rendi più cattivo. Più di così è impossibile. Erano davvero qui stasera. Chi? I clown. Erano qui? Sì. Avanti, entriamo in casa. Thank you.
Fai veramente schifo. Randy! Fottiti. Basta, Randy! Jeffrey! Merda! Non funziona più. Ci mancava anche questa. Già. Già. Che faresti tu, Randy? Eh? Lascia che te lo dica. Finché ti innervosisco, va tutto bene. Proprio bene. Da un'occhiata alle valvole. Dagliela tu. Perché io? Perché è il coccolino di papà che deve provvedere a tutte queste cose. Che c'è, Jeffrey? Ti fa paura questa grande casa buia? Cos'è stato? È di sotto. Ma che? Sì, è la porta d'ingresso. E come lo sai? Ho sentito papà rientrare tante volte. Può essere papà, no? Basta andare a vedere. Allora va! Sei il più grande. E che sia il più piccolo, ci va lui. Voi siete matti. Hai paura, fratellone? E se chiamassimo la polizia? Sì, perché non telefoni? Il telefono è in ingresso. Dai. Fanculo, io. Siete così scemi da stare qui a farvela sotto. Facci tu. Sì, ci vado. Ma devi riconoscere che sono più coraggioso di te. Dillo. Jeffrey ha più coraggio di Randy. Vuoi che ti spacchi la faccia, fratellino? Hai FIFA e lo sai. Non più di te. Hai fatto sentire Casey una merda perché ha paura. E tu l'hai portato da una chiromante che l'ha fatto cagare sotto. Ragazzi, piantatela. Sei un rammollito, una cacca di rammollito. Lo sei tu, non io. Sei un cazzettino. Cosa hai detto? Che cosa sono? Chiamate la polizia. Ma non è niente, non è proprio un bel niente. Le valvole sono saltate, a voi sono saltati i nervi e mi state rompendo. No. Chiama il sergente Friendly. E che gli dici? Che è saltata una valvola, se n'è andata via la luce e c'è stato un... E che cosa dovremmo fare? Se nessuno ha il coraggio di andare in soffitta, vale, allora... volete stare qui a farvela addosso? Facciamo il tiro della paglia per vedere chi va di sopra, va bene? Casey. Casey non può andare su. E perché no? Ha ognuno la sua paglia e le stesse identiche possibilità. Capito? Ecco, chi prende il più corto va su a vedere, senza pensarci. Prendine uno. Controllare. Pare che tocchi a te, Jeff. L'ho sempre detto che sei il mio fratello preferito. Il più corto toccava a te, imbroglione. Io lo so, è il tuo solito trucco. E adesso ci vai tu di sopra, altrimenti restiamo al buio tutta la notte. Vai! Vieni anche tu con me. Oh no, sono un piscio sotto, perderesti tempo. Sta attento a come parli. Chiudi la bocca o ti spacco quella faccia di merda. Ti farò pentire per quello che è successo stanotte. Ah sì, te lo prometto. Non vuoi andare a letto? Non ci penso neanche. Che stai guardando? Andiamo. Leggiamo qualche fumetto. Se non fanno paura. Certo. Non posso rischiare la vendetta di Casey.
tornate indietro voi due. Ma loro non lo potevano sentire. Potevano solo stare lì a guardare fisso. Ehi, tornate. Non andate. Non vedete. Non vedete quant'è terrificante. Prima che qualcuno li potesse soccorrere, toc, toc, toc. Come può non vederla, si chiedevano. Una cosa così diabolica e immonda, e così vicina. Come può una cosa così vicina non attirare l'attenzione? Slurp, smack, muoveva la verde bocca di mostruosa mucosa. Crac, crac, chiu, chiu. I fucili sparavano, ma non si fermava. I poveri ragazzi erano ormai perduti. No, no, non ora, non ora! Jeffrey! Casey! Veniamo a prendervi! Veniamo a prendervi, Jeffrey! Casey! E Randy! Stiamo arrivando! Veniamo tutti a prendervi! Stiamo arrivando! Veniamo! Veniamo tutti! Ora veniamo, ragazzi! Ci sentite? Oh! Lascialo perdere, tanto così non può entrare. Diavolo, stai combinando lì fuori? Tu sta qui e non aprire la porta a nessuno che non sia io, ok? Non ci penso neanche. Io vengo con te, Jeff. Non capisci che cerca di spaventarci? Io vengo con te. D'accordo, però stammi vicino. Randy! Randy, per Dio, rispondi! Non ti sembra di esagerare? Se non salti fuori, sei tutto scemo. Di cazzo. Randy! Randy! Randy, mi senti? Cosa? Corri!
Che facciamo adesso? Dove saranno gli altri? Non lo so. Jeffrey! L'hanno bloccata! Dove sarà Randy? Zitto, Casey! Sarà qui da qualche parte! Dobbiamo andarcene a cercare aiuto! Jeffrey! Se fosse morto! Casey! Scappa! Scappa! Non di lì! La finestra! Vada alla signora Smith e dille di chiamare la polizia! E se è morta? Va dai James e chiamala da lì! Sono in vacanza! E allora va dove puoi e cerca aiuto! Corri, corri, Casey! Come fanno a sapere dove ci nascondiamo, Jeffrey? Non lo so, Casey. Ma bisogna che ce ne andiamo. Avanti, forza! Sono in tre. Eh? Ce n'è ancora uno, Jeffrey. Dalla finestra, Casey! Vieni! Jeffrey, è aperta. Lui vuole che usciamo di qui. Cosa? Ciso vuole che andiamo fuori. È una trappola. È la migliore via d'uscita. Dobbiamo solo correre, capisci? Metterci le gambe in spalle e via. Aspetta. Cos'è? Che stronzata. Randy. Jeffrey, è Randy. No, è solo un fantoccio. È lui, lo riconosco. Aspetta, Casey, no. Non andare lì. Va di corsa dalla signora Smith. Mi stai a sentire? Casey, devi andarci di corsa. Subito, e dille di chiamare la polizia. Spicciati. Casey, Casey. Casey. Che diavolo ti prende? Eh? Sei impazzito! Non puoi tornare in quella casa. Chiediamo aiuto, ok? Mi stai a sentire? D'accordo, andiamo. No! Casey! Signora Smith! Signor James, aiuto! Aiuto! Randy! Casey! Dove sarà Randy? Dove può essere? Non lo so. No, non lo fare!
gli avranno fatto? In nome di Dio, va a chiamare qualcuno! Portiamolo via di qui! Rimettiamolo dentro l'armadio. Loro sanno già che è qui! Bisogna chiedere aiuto! Portiamolo in camera! Dannazione, Casey! Dobbiamo nasconderlo! Casey, dammi una mano! Era una macchina della polizia. Muoviti! Aiutami, Casey! Avanti! Deve essere ancora vivo. Su, Casey! Aiutami! Non vedo niente qui dentro. Il sergente Friendly. Scusi, come ha detto? Sergente Friendly, la prego, è urgente. Non c'è. Qui è il tenente Corbin, posso aiutarla? Non c'è il sergente Friendly. Mi dica, con chi parlo? Sono Casey Collins, abito al 12 di Oak Tree Circle. Dimmi, Casey, che ti succede? I clown mi danno la caccia. I clown, dici? Io ho paura. Cosa intendi per clown? I clown del circo? Casey, hai idea di che ore sono? Le tre. Appunto, Casey. Non può essere che tu ti sia svegliato all'improvviso. Lo sai che cos'è un incubo? Dove sono i tuoi genitori, me lo vuoi dire? Mamma è dalla zia e papà è andato a Cleveland. Casey, vorrei che riattaccassi ora che il tuo incubo è passato. Su, provaci. E se non funziona... Thank you.
L'incubo è finito, Casey. Nessuno può nascondersi al suo sentire, poiché esso fa parte di lui e conosce sempre il suo rifugio.